Buongiorno a tutti, è un grande piacere per me essere qui oggi in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna all'apertura di questa edizione di MACFRUIT, una fiera per noi importantissima. Vi porto naturalmente il saluto del nostro Presidente Bonaccini e vi porto anche il saluto dell'associazione che presiedo a livello europeo, che è AREF, l'Associazione delle Regioni Europee Produttrici di Ortofrutta, che associa oltre 20 regioni europee e 26 associazioni di organizzazioni di produttori. Questa è una fiera straordinaria e anch'io voglio ringraziare Lucchi, perché se non si fosse deciso lo spostamento a Rimini noi non staremmo a festeggiare questi numeri. E questi numeri ci dicono una cosa molto chiara, che finalmente il fatto che il settore si sia ritrovato anche in Italia intorno a una fiera, che stia investendo fortemente su questa fiera, che si apre come vetrina sul mondo, era un presupposto fondamentale per poter incidere a livello internazionale in maniera adeguata. Piracino ogni tanto ci ricorda che gli spagnoli hanno fatto il grande salto di qualità nella loro proiezione sui mercati internazionali quando Frutta Traction è diventata la fiera sulla quale si sono concentrati gli investimenti e il lavoro. Questo è molto vero, noi lo crediamo fortemente come regione, tant'è che abbiamo approcciato a un'integrazione del lavoro delle nostre fiere per fare in modo che lungo questa meravigliosa via Emilia che richiamava prima il sindaco Gnassi le fiere lavorino assieme su qualunque argomento. Sull'agroalimentare noi vantiamo questa fiera straordinaria MACFRUIT che è aperta al mondo in questo modo. Dedicarsi all'Africa ha un significato profondissimo, ma viene dopo un lavoro molto forte che è stato fatto con i paesi dell'America Latina e con l'Asia, quindi è una fiera in campo globale. Dicevo, lungo la via Emilia noi abbiamo sviluppato queste specializzazioni nelle fiere dell'agroalimentare che vedono MACFRUIT specializzato sull'ortofrutta, il SANA che è la seconda fiera europea del biologico e il CIBUS che è la fiera delle produzioni di alta qualità. La nostra caratteristica, oltre a far lavorare assieme il nostro sistema fieristico, è fare fiere di filiera, perché come vedete anche benissimo in questa fiera è molto difficile competere se tu hai solo una parte della produzione. La produzione agricola è l'elemento di base, ma in questa terra si è sviluppata la meccanica ad un livello assolutamente straordinario, con punte avanzate tuttora nelle tecnologie. In questa terra si è sviluppata un'industria del packaging che è assolutamente necessaria anche per fare vivere la shelf life del prodotto. Noi parliamo di ortofrutta, prodotti delicati che per essere portati molto lontano hanno anche bisogno di tanta tecnologia nella conservazione, nella logistica, nella manipolazione. Ed è proprio per questo che avevamo bisogno di una fiera di filiera e che su questo abbiamo puntato. Questi giorni ci stanno mettendo di nuovo davanti, come se ce ne fosse bisogno, al tema del cambiamento climatico, alla necessità che tutto il mondo, tutta la comunità mondiale lavori sugli obiettivi 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile. Questa è una buona fiera in cui farlo, lo sono in generale tutte le fiere in cui si parla di agricoltura, a maggior ragione lo sono le fiere dove si parla d'ortofrutta. Sapete che le proteine vegetali e in realtà tutta la nutrizione a base d'ortofrutta sarà fondamentale per la salute del pianeta, ma anche per riuscire a sfamare quei 9 miliardi di persone. Questo quindi ci impone di lavorare con l'Africa, che sarà uno dei punti centrali di questo luogo. La nostra regione sta lavorando con l'Africa moltissimo, con molti paesi che sono qui rappresentati, con i loro ambasciatori, con i loro ministri. Avremo modo di confrontarci anche in questi giorni, perché sono attivi da tempo e lavori importanti con le nostre università sul piano dell'assistenza tecnica, imprenditoriale e soprattutto per favorire quello scambio che già veniva ricordato, che può portare interessi alla nostra industria delle tecnologie, ma anche interessi allo sbocco delle nostre produzioni. E in generale perché l'apertura è la cosa che ha reso forte questa terra, che come è stato ricordato era una terra povera e che ha trovato nelle grandi produzioni, ma in una grandissima capacità di esportare, la sua fortuna. Per farlo abbiamo naturalmente bisogno di mantenere una forte attenzione sulle politiche comunitarie, come sapete sono alla base di questo settore. Andiamo verso le elezioni europee e da lì viene molta linfa per questo settore, a cominciare dall'OCM che è conosciuto a tutti, che per fortuna nella politica della PAC, nella proposta della prossima politica della PAC è stato lasciato, insomma, diciamo,
intonsa anche dal punto di vista delle risorse, ma questo naturalmente non ci deve bastare, perché noi abbiamo bisogno di difendere il sostegno all'agricoltura, proprio perché la sfida è una sfida mai vista in questi termini. Mentre c'è il cambiamento climatico, la sfida di sfamare 9 miliardi di persone in modo sostenibile è una sfida che sta molto sulle spalle degli agricoltori, e quindi c'è bisogno di continuare a investire in questo settore e investire nella sua integrazione, nella sua lettura mondiale. Però da questo punto di vista, e approfitto che con noi abbiamo Paolo De Castro, che tanto ha fatto per questo settore, che mi auguro tanto ancora farà, abbiamo bisogno di un sistema di regole che sia ancora più tutelante per tutti, con un sistema di regole che da un lato ci tuteli da forme di concorrenza sleale, penso soprattutto alle norme fitosanitarie, a tutto quello che deve essere paritario, ma soprattutto bisogna insistere perché l'Europa sia un punto di riferimento anche per i grandi dossier internazionali. Non è più accettabile lo schema secondo il quale per esportare in un paese, ogni paese europeo deve aprire un suo dossier. Le regole sono comuni in Europa: se è possibile esportare un certo frutto in un certo paese, deve essere possibile anche per l'altro. Bisogna cominciare a non tollerare più questo tipo di barriera e lavorare con molta forza. Noi come Regione ci mettiamo del nostro per la parte che ci spetta come istituzione, sviluppando da un lato una fortissima specializzazione del nostro servizio fitosanitario, che è fondamentale da questo punto di vista, a sostegno tecnico e a sostegno dei nostri produttori, che peraltro hanno saputo anche aggregarsi nel CSO in tutte le loro OPA e OP, ma soprattutto lavorando anche in quella parte di diplomazia internazionale insieme al governo e all'ICE, perché abbiamo bisogno che questi dossier, che sono importantissimi, che ci permettono di aprire opportunità per il nostro export, che è così importante in questo settore, possano progredire con forza. È uno sforzo corale, si riesce a farlo solo tutti assieme. Quella di Marktfrut è una grandissima occasione anche per ritrovare questo spirito di corpo. Siamo tutti qui e avremo modo di confrontarci su tutti i temi che contano in questi giorni e lavorare assieme in una prospettiva di grande apertura e di grande sviluppo di questa, che è una fiera che non solo è già raddoppiata, ma che noi ci auguriamo possa continuare a crescere moltissimo in futuro. Buon lavoro a tutti.